Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati su Amore Imperfetto. Oggi voglio rispondere a una domanda che spesso mi ponete. Se mi scrive ancora, mi ama? Andiamo a vedere che cosa succede. Benvenuto su Amore Imperfetto, uno dei miei contenitori digitali. Per le consulenze private e i corsi vai a visitare il sito amoreimperfetto.com. Puoi ricevere gratuitamente il mini corso pillole di autostima e andare a sbirciare tutti i contenuti, quindi gli articoli e i podcast che parlano di rapporti umani, comunicazione, argomenti di psicologia. Dunque, molte persone spesso mi contattano perché rispetto a un ex col quale si sono lasciati più o meno tempo fa, continuano a ricevere magari il messaggio del buongiorno, magari gli auguri, magari delle richieste, per esempio, come stai? Che cosa fai? Tutto bene? Novità? Allora, andiamo a vedere perché una persona cerca di mantenere ancora dei contatti di questo tipo e soprattutto che cosa significa questo? Magari lui ci vuole riprovare, lei ci vuole riprovare e a distanza di tempo. Se questa persona si ripresenta, che cosa significa? Che ha capito dove ha sbagliato e quindi possiamo ricominciare? Rispondo a queste domande. Punto primo, quando si interrompe una relazione, una delle cose difficili da fare è ricreare una vita senza quella persona, perché l'essere umano è fatto di abitudini, è fatto di schemi comportamentali e ci piace anche avere una persona con la quale condividere la vita, sentirsi al sicuro e ci piace anche che questa persona sia, tra virgolette, dalla nostra parte. Nel momento in cui una relazione si rompe, tutti questi equilibri vengono a meno. E quindi, siccome è difficile ricostruire, quantomeno nell'immediato, una realtà senza queste posizioni di comodo, spesso e volentieri queste forme di comunicazione altro non sono che il tentativo di ripristinare quelle sicurezze che non abbiamo più nella nostra vita quotidiana. Questo però, ragazzi, con l'amore ha poco a che vedere. Un'altra ipotesi, la meno simpatica, è che all'interno di questa relazione ci fosse comunque una sorta di attaccamento più o meno forte, più o meno tossico. Quindi in realtà, pur mancando i presupposti per i progetti futuri e pur venendo a meno il vero e proprio sentimento dell'amore, rimane l'attaccamento, che in realtà è una delle cose più difficili da sradicare. Pensate solamente alle diverse forme di dipendenza che esistono, da sostanze, da cibo, da alcol. L'attaccamento purtroppo non si chiude il giorno nel quale voi scegliete di chiudere questa relazione. E questi messaggi, questa presenza intermittente, questo saltare ogni tanto fuori dalla tana, altro non è che un modo per dire ho ancora una forma di attaccamento. Il terzo punto invece, quello che tutti vorrebbero sentirsi dire relativamente al fatto che magari una persona che era in una posizione di superiorità e potere rispetto a voi. In che senso? Magari voi volevate di più e questa persona non ci sentiva. Magari voi eravate la persona più coinvolta e questa persona meno partecipe. Magari la scatola delle emozioni la riempivate voi e questa persona dava poco. Ecco che se questa persona dopo un po' si ripresenta o non vi molla con i messaggi, spesso e volentieri voi pensate che questa persona abbia compreso il vostro valore, si sia fatta un bel esame di coscienza e abbia capito che finalmente vuole stare insieme ad una persona splendida e meravigliosa come voi. Ragazzi, non vi voglio deludere, spesso e volentieri questi sono shit test, forme di controllo, o vale quello dei due punti precedenti. È molto raro che una persona ritorni perché ha capito il vostro valore, è cambiata in maniera fulminea, ha fatto un lavoro di crescita personale pauroso e adesso è pronto o pronta ad amarvi come non mai. Questa è un'ipotesi piuttosto rara nella realtà, ma è sicuramente il pensiero e la speranza più diffuso. Ciò non vuol dire che due persone possano riavere una relazione che riparte, ma questo implica che entrambi hanno fatto un ottimo lavoro di crescita personale che li ha portati allo step successivo e si rincontrano come due persone completamente diverse per avere una nuova storia d'amore completamente diversa da prima. Quindi attenzione, perché tutte le volte che vi cercano ci possono essere tanti motivi, l'amore spesso è l'ultimo. Se vuoi avere una consulenza privata con me o consultare l'appendice dei corsi, visita il sito amoreimperfetto.com e impara ad amarti dal profondo. Alla prossima!